Ciao a tutti, sono Antonio D'Aloiso, oggi siamo a Barletta, nel mio laboratorio. Siamo pasticceri da 3 generazioni, lo era il mio nonno, lo è il mio papà e lo faccio anch'io. Siamo qui per Italia Squisita a girare un video per 2 classici della pasticceria di Carnevale. Abbiamo le chiacchiere e faremo i tortelli. Sono entrambi fritti e vedremo la loro versione tradizionale con delle varianti. Iniziamo dalle chiacchiere. Per preparare le nostre chiacchiere abbiamo farina, burro, sale, zucchero, baking, un alcolato, preferibilmente alla vaniglia per avere un gusto neutro, uova e vino bianco. L'alcolato ci aiuterà nello sviluppo della chiacchiera quando andremo in friggitrice, invece il baking ci aiuterà per la sua friabilità. Iniziamo inserendo la farina all'interno di una macchina planetaria impastatrice. Poi ci aggiungiamo lo zucchero, in questo caso abbiamo utilizzato un vagliato medio, il sale, il baking, il burro, tutto l'alcolato, tutte le nostre uova e una parte di vino bianco. Facciamo andare a bassa velocità, questa operazione durerà circa per 8-10 minuti. Naturalmente è possibile ottenere anche lo stesso risultato senza un'impastatrice planetaria. Possiamo impastarlo a mano. Vi consiglio, se dovessi andare a mano, di partire con 200-250 grammi di farina, proporzionando poi tutti gli altri ingredienti. Dopo 10 minuti tiriamo dalla macchina l'impasto. Essendo un impasto un po' più rigido, che ha poca umidità, lo finiamo di stendere sotto la sfogliatrice. In questo caso noi ne abbiamo una più grande, chi ce l'ha più piccola, anche con quella a rulli più piccola, per avere una texture più liscia. Copriamo con un cellophane e lo facciamo riposare per 10 minuti. Dopo aver fatto riposare il nostro impasto, andiamo a prelevare un piccolo pezzo. Questa parte qua sempre coperta. E con l'aiuto di una sfogliatrice lo andiamo a stendere. Noi vogliamo un prodotto che sia estremamente sottile, estremamente friabile, con delle bolle regolari. È un prodotto che in tutta Italia se lo vanno a personalizzare. Noi le chiamiamo chiacchiere, vengono chiamate bugie, ci sono parti d'Italia che vengono chiamate frappe. L'andiamo a stendere sul nostro tavolo. Quando utilizziamo il mattarello, se ben potete vedere, lo appoggio da una parte. Mi raccomando, non fate mai pressione sulla pasta stessa, perché essendo di 2 mm ci mette davvero poco ad attaccarsi. La muoviamo leggermente per farla un attimo rilassare e andiamo a bucare per evitare che faccia delle bolle. Per chi non ha un attrezzo del genere per bucare la pasta e lo fa in casa, naturalmente con l'aiuto della forchetta, qualche secondo in più, abbiamo lo stesso risultato. Andiamo a dargli il taglio. Tutta quella che è la parte, diciamo, se così vogliamo chiamare, di scarto, la mettiamo da parte e la reinseriamo all'interno dell'impasto che stendiamo dopo. Con l'aiuto di una spatola li preleviamo e li versiamo al contrario su delle teglie e li facciamo riposare per circa 1/4 d'ora, 20 minuti e poi li andremo a friggere. Abbiamo sistemato l'olio in temperatura tra i 178 e i 180 gradi. Abbiamo posizionato le nostre chiacchiere, le andiamo a immergere nell'olio. Gli facciamo più passaggi, perché se dovessimo mettere tutte di un colpo le chiacchiere si attorcigliano. Poi comunque dopo una frittura con le chiacchiere attorcigliate la proviamo, così vediamo entrambe le versioni. Dopo averle fritte le passiamo in forno per 15 minuti a 140 gradi. Serve ad eliminare quell'olio, ad asciugare quell'olio, così la chiacchiera è completamente asciutta.
le bolle sulle nostre chiacchiere sono piccole, è una mia scelta. Per avere delle bolle più grandi basta non bucare la chiacchiera. Li andiamo a sistemare con della carta assorbente sotto. La frittura, se fatta in maniera corretta, ad una temperatura corretta, non viene unta, cioè la chiacchiera è già asciutta. Noi per avere un'ulteriore sicurezza la andiamo a passare in forno. Le facciamo asciugare in forno per 15 minuti e poi saranno pronte. Invece, per avere una chiacchiera non perfettamente dritta, ma tutta ondulata, tutte accartocciate, le versiamo direttamente all'interno della friggitrice e, come ben potete vedere, vengono direttamente tutte di forma diverse. Vengono tutte arricciate. La cottura non è sempre perfetta, perché quando si gira su se stessa, al centro rimane una parte che è meno cotta. Ecco perché io non preferisco. Naturalmente questa è molto più veloce. È più facile trovare in giro delle chiacchiere accartocciate che delle chiacchiere dritte. Le preleviamo dall'olio bollente, le mettiamo all'interno del cestello, le facciamo raffreddare leggermente e le stocchiamo. E andiamo a terminare con una piccola parte di zucchero a velo. In ultimo daremo un'ultima spolverata. E le nostre chiacchiere sono pronte. Procediamo con l'impasto dei tortelli. Il tortello non è altro che come se fosse una bignè però fritta. Quindi come ingredienti abbiamo farina, sale, burro, acqua e uova. Una lavorazione che possiamo fare senza impastatrice planetaria se dovessimo muoverci su quantità di farina più piccole, quindi 250, massimo mezzo chilo, e aggiungiamo le uova poi a mano. Abbiamo una pentola, inseriamo all'interno della pentola l'acqua, il sale e il burro. Andremo su una fonte di calore. Questa è un'operazione molto delicata e importante quando realizziamo una bignè, che sia fritta che sia al forno, perché dobbiamo formare un polentino e raggiungere una temperatura di almeno 78 gradi per sviluppare la gelificazione degli amidi presenti all'interno della farina. Qui abbiamo il nostro polentino composto da acqua, sale, burro e farina. Quando è pronto il nostro polentino? Quando principalmente si stacca dalle pareti, quando il composto è liscio e omogeneo e percepiamo che ha assorbito tutta la nostra farina. Il nostro polentino è pronto, lo versiamo all'interno dell'impastatrice e gradualmente ci verseremo le uova. Le uova le verseremo circa in 3-4 volte. Versiamo, secondo step, delle uova e continuiamo a far impastare. Andiamo a staccare dalle pareti con una spatola morbida. Inseriamo l'ultima parte delle uova. Fermiamo la nostra impastatrice. Con l'aiuto di un sac à poche andiamo a stendere come se fossero dei bignè. Stendo la mia parte fritta, la inserisco all'interno del forno per 2-3 minuti. Questo mi servirà solo per farlo staccare e lo rovescio direttamente sul prodotto all'interno dell'olio. Così in produzione è molto ma molto più veloce e mi comporta un rischio molto inferiore, perché rovesciare la carta da forno direttamente sull'olio bollente è un po' più pericoloso. Andiamo in forno per 3 minuti a 200 gradi. Non devono cuocersi ma solo staccarsi dalla teglia.
andiamo a friggere. Come ben vedete, quello che vi dicevo era passarli in forno per farli staccare. Controlliamo sempre la nostra temperatura, che deve essere tra i 178 e i 180 gradi, la teniamo costante. Troppo violento, quindi sui 200 gradi, una frittura, avremo un prodotto cotto dalla parte esterna, troppo scuro e crudo dalla parte interna. Sotto i 178 gradi, quindi sui 150-160, abbiamo un prodotto sì chiaro dalla parte estetica, ma imbrattato di olio. La frittura deve essere leggera. Noi utilizziamo un olio di semi di girasole tecnologicamente avanzato, e una cosa importante, a differenza di quello che si crede, che una buona frittura costa di più di un prodotto fatto in forno. Lo strutto è un ottimo grasso per le fritture, ma come tutte le fritture, ogni 10-12 volte che viene utilizzato l'olio va cambiato. E per utilizzo non intendo quante volte ci calo il prodotto dentro, ma per quante volte porto l'olio al punto di fumo quasi. Non si consuma per quanta roba ci metto dentro, perché essendo 30 litri è relativo consumarlo con 300 grammi di prodotto. Mettiamo su una griglia i nostri tortelli. La frittura deve essere asciutta e di un colore dorato. Ora li andiamo a passare nel nostro vagliato fine e poi a farcire con la crema pasticcera. Utilizziamo un vagliato fine in questo caso perché tra i tre vagliati ha una granulometria più piccola, come dice il nome, più fine, e riesce a coprire tutti gli spazi sul nostro tortello. Possiamo anche ricoprirli di vagliato grande per avere una croccantezza maggiore, ma a noi piaceva l'idea di avere uno zucchero fine, perché essendo il prodotto come se fosse un cioccolatino, diciamo così, non volevamo la resistenza dello zucchero. Procediamo con la farcitura, quindi abbiamo un sac à poche con la nostra crema pasticcera e andiamo a farcire belli pieni, perché è un dolce molto ma molto goloso. Andiamo a completare con una spolverata di zucchero a velo. Noi li presentiamo su questi alzatini qua e li andiamo a coprire con una cloche. Consigliamo di metterli su un luogo fresco, non troppo caldo perché all'interno c'è della crema pasticcera, ma non in frigorifero a 4 gradi. Perché non a 4 gradi? Perché il prodotto fritto tende ad irrigidirsi. Quindi tutto quello che abbiamo ottenuto fino ad ora lo andiamo a perdere. Oltre alla versione tradizionale, come abbiamo già detto, vi presentiamo quella al pistacchio e al cioccolato. Per ottenere quella al pistacchio non facciamo altro che prendere l'impasto di quello tradizionale, ci aggiungiamo della pasta pistacchio all'interno e il colore è questo. Naturalmente non è verde verde, perché utilizzando un pistacchio naturale è tendenzialmente verso il marrone. Questo invece abbiamo la versione al cioccolato e ci aggiungiamo della massa di cacao all'interno sempre dell'impasto della Vignée. Aggiungiamo un po' di idratazione perché sia il pistacchio che il cioccolato attirano a sé dell'umidità e andiamo a sviluppare gli stessi prodotti. Questi sono i nostri tortelli, dal classico con le nostre varianti. Dovete mangiare un fritto che sia tortello, che sia chiacchiera, e avere una godibilità al palato e non avere quell'unto né sulle mani e né sulla bocca. Un saluto da Barletta, buon carnevale a tutti!